Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi abbiamo giocato la quinta di campionato in casa, quindi all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, e abbiamo perso 1-0 contro la Regina. Bene, gli amici del Perugia hanno vinto contro l'Ascoli e quindi hanno guadagnato i primi 3 punti, e noi, quindi uno ce l'avevano, sono a 4 e noi siamo ultimi in classifica, quindi il fanalino di coda della Serie B dopo 5 giornate. Bene, detto questo, io analizzerei brevemente la partita e poi andrei a vedere la press conference fatta dopo la partita. Io ho aspettato che uscisse questo e poi ve la linko, e vi linko quello che su Sesta Porta è uscito e quindi così poi ognuno insomma si fa una sua visione della cosa, perché a questo punto c'è da analizzare anche questo, al di là che oggi sia stato contestato Chiellini in tribuna, e niente, andiamo avanti così. Bene, detto questo, basta, mi allungo oltre. Una formazione in campo che sicuramente io avrei messo, non avrei messo certamente Touré, assolutamente no, e quindi niente, un primo tempo, primi 15-20 minuti, come al solito, spinta massima, non si conclude, non si fa niente, arriva sotto porta, niente da dire. Si cincischia, tiri di qua, tiri di là, tiri sulla luna e non si conclude niente. Quindi la Regina prende, fa un'azione, quindi un tiro, un gol. Ecco fatto, a posto. Dopodiché switch off, come al solito, switch off, quindi si arriva alla fine, meno male, si arriva alla fine del primo tempo sull'1-0. Si rientra in partita, si rientra in campo, sostituzione, Mazzucci, eccetera, eccetera, poi si rifà male, via discorrendo. Una squadra che sì, qualcosina ha fatto vedere, qualcosina, e non siamo riusciti a concludere proprio niente. Detto questo, è inutile che mi sto qua a dire chi ha giocato bene, chi ha giocato male. Assurdo. Cioè, non andiamo, per favore, via. Andiamo a vedere le statistiche. Le statistiche dicono questo. 12 tiri totali per il Pisa, 9 per la Regina. 3 tiri in porta per la Regina, 2 per il Pisa. Ecco fatto. 2 tiri. 2. Due, né più e né meno. Quindi mi devo mettere qua a dire che ha giocato, non ha giocato. Manca la punta. È chiaro che manca la punta. È proprio su questo che andiamo a vedere quello che è stato detto. Manca la punta, è normale che manca. Gliozzi si sente male. Gliozzi si sente male. Ti rimane Masucci, ti rimane Cissé. Chi ti rimane più? Le carenze del calcio mercato si vedono tutte, né più e né meno. Allora, a posto. Per quanto riguarda la partita, io subito, chiuso, finito. Per quanto riguarda la press conference, si perde tutti insieme. Tanto non si fa altro che perdere, quindi si perde tutti insieme, per forza. Quindi si perde noi, perdete voi, perdono tutti. Cioè, né più e né meno. Ma va bene così, per carità. Allora, abbiamo finito. Allora, il 20-13, allora, ti dovevi muovere prima. Semplice, ti dovevi muovere prima. Finito il campionato, D'Angelo sì, D'Angelo no. Va bene. Scelta della società, D'Angelo no. Arriva Maran, va bene. Arriva Maran, si va con calma, si fa ritiro, poi per cosa è servito questo ritiro, non si sa, e poi la spicciolata. E poi la punta, eravamo fissati con Moreo, eravamo fissati con De Luca, poi meno male De Luca perché si è rotto. Poi eravamo fissati De Luca, allora eravamo già chiuso con De Luca, poi si è rimasto col Cerino in mano, dopodiché Moreo. Ma si sa che Brescia da Cellino, si sa come ragiona Cellino, no? E quindi Cellino alla fine ha detto no, basta, non offri quello che offri, io tanto non te lo do. Chiuso. Perfetto. E allora siamo arrivati al 31 di agosto alle 10:30 del mattino, Gliozzi. Ma perché? Non ce n'erano altre punte? Io avevo detto almeno 2 punte servivano. 2, oltre a Torre Grossa, ovviamente. 2 punte. No, Gliozzi. Bene. E oggi chi te la doveva buttare dentro? Fammi capire. Sei sceso in campo senza manco una punta. Uno Cissé, un Mazzucci. Niente. Potevi far cambio, no? Un tempo Mazzucci, un tempo Cissé. So, potevi vedere. Cioè, la situazione è questa. La situazione è questa. E non veniamo fuori con le solite scusanti, con le solite latanie, con le solite tiritere. Ormai siamo stanchi, siamo stufi, no? Penso che, insomma, voglio dire, siamo stanchi e siamo stufi. Maran, secondo me, Maran non è in grado.
non è in grado. Ma quant'è che lo dico? Massima fiducia, per l'amor di Dio. Io, d'altra parte, io nel mio piccolo, insomma, voglio dire, la vedo così, ma probabilmente la vedo in maniera sbagliata. La vedo in maniera sbagliata, senz'altro la vedo in maniera sbagliata, per l'amor di Dio. Poi mi ricrederò via via, ma non andiamo tanto via via, adesso siamo ultimi in classifica a un punto. Poi, ma il gol, rigore annullato, non annullato, e a parte il rigore c'era, indipendentemente, poi c'era fuori gioco, vabbè, basta, rigore annullato, fuori gioco, ma a parte sarebbe cambiato poco e niente, per dire niente. Questa è la situazione, questa situazione attuale del Pisa. Ma se sono critiche, cioè costruttive, non credo che, ma per rispondere a questi discorsi, che io francamente sarei anche stufo di sentire questi discorsi, veramente stufo, ma stufo. Cioè, i discorsi stanno a zero, i discorsi, le chiacchiere stanno a zero, e noi fortunatamente non siamo a zero, grazie a Torregrossa e al gol che ha realizzato col Como in casa, perché se no stavamo parlando di le chiacchiere stanno a zero, come i punti che doveva avere il Pisa, cioè zero, e invece ne hai uno, barba grazie, capito? Questo è il discorso, e non se ne esce, e non se ne esce. Poi è una spirale pericolosa, sta diventando una spirale pericolosa anche psicologicamente nei confronti dei giocatori. Dobbiamo smettere di mettere in campo formazioni così tanto per metterle. Dobbiamo dare un'impronta a questa squadra, a questi ragazzi. Dobbiamo dare un'impronta. Io dissi, e c'è sempre il video qua, andate a vedere l'ultimo video Pisa-Monza, io dissi, questa formazione va bene così. Il mister Frosinone poi ha fatto quello che doveva fare e ha fatto bene, andatelo a vedere, e io dissi, bastano 3-4 innesti a questa squadra e siamo a cavallo per l'anno prossimo. No, abbiamo voluto smembrare la squadra. Dice, ma chi è rimasto l'anno scorso? Sibilli, Beruatto, ma si contano. Il resto è stato falciato. Ma perché? Abbiamo ripreso Torregrossa, va bene, Puska è stato mandato via, poi Birindelli, va bene, se ne è voluta una, poi le Verb, poi ci abbiamo smembrato la difesa, poi siamo andati a toccare altro, Benali, dici va bene, cioè, alla fine chi è rimasto dell'anno scorso? Cioè, è una squadra rivoluzionata, inutile che mi venga a dire, ma quelli dell'anno scorso hanno fatto bene, ora, ma quale anno scorso e l'anno scorso? Hai preso gente, cioè praticamente sono Tremoni, Marutan, Jureskin, Barba, Ras, cioè, ma andate a vedere chi è stato preso, chi è rimasto della vecchia guardia, chi è rimasto? Touré, ma chi è rimasto? Cioè, ma che discorso è? Questa è la sostanza della cosa, questa è la sostanza della cosa. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Si perde tutti insieme? Certo che si perde tutti insieme. È normale che si perde tutti insieme. È normale che si perde tutti insieme. Questa squadra gli manca l'appiglio. Gli manca l'appiglio a questa squadra. Gli manca un allenatore che riesca a scuotere questa squadra. È inutile che Mara mi venga in conferenza e che si inalberi. Ma c'è bisogno che uno si inalberi, cazzate qua, cazzate... No, non è questo il modo. Sicuramente non è questo il modo. Ora voglio vedere, ora mi sfogo anch'io, visto che si sfogano tutti, ora mi sfogo anch'io. Questo è il discorso. Una cosa imbarazzante. Non si riesce a tirare in porta. Tabellino parla chiaro. 12 tiri totali, 2 tiri in porta. 2 in 90 minuti. Gli Ozzi. Vabbè, potevi metterci sé. Potevi mettere Masucci all'inizio. E poi davi il cambio. Giochiamo con tre quartisti e le seconde punte.
lanci lunghi a scavalcare il centrocampo e le tre quarti che devono fondamentalmente prendere il pallone, perché altrimenti è palla persa. Le ali non lavorano. Beruat, boh, va bene. Allora, io per questo video la finisco qua, perché non ho più parole, cioè, nel senso, ognuno poi ha visto, cioè, non ci siamo nella maniera più assoluta, non ci siamo, va bene? Inutile, ragazzi, l'ho visti lavorare bene, la conferenza press conference di ieri, ho visto lavorano, ragazzi, lavorano, faranno una gara. Allora, ripeto, e poi chiudo, primo tempo, 20 minuti, 15 minuti al solito, bene, dopodiché prendiamo la rete, switch off, proprio switch off, fino alla fine, ripartiamo, insomma, e dopodiché, dopo 10-15 minuti, si vede una cozzaglia anche lì, ognuno, cioè, va bene, andiamo avanti così, andiamo Marian confermato, perfetto, benissimo, non ci sono problemi, a posto così. Venezia? Andiamo a Venezia e vediamo se cambierà. Vabbè, cambierà. Va, vediamo che cambi. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Io vi ricordo che lunedì c'è la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Quindi, numerosi, prendetevi appunto, non prendete impegni e seguiteci la trasmissione. Ci sarà Maurizio, Giovanni, Manetti, e poi c'è Matteo, e poi abbiamo Elisa. Bene, che dire più? Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.